una semplice missione di perlustrazione, quattro marinai affogati, due esplosioni e un grande politico e militare inglese. Signori, questa è la prima settimana di guerra del comandante Carl Schmitt. La nostra storia inizia il primo settembre 1939, un venerdì un po' particolare perché la Germania è appena entrata in guerra con la Polonia e non si sa bene cosa stia per succedere con gli alleati, appunto, della Repubblica Polacca, cioè l'Inghilterra e la Francia. Il nostro uomo prende il suo equipaggio, parte dal porto di Wilhelmshaven con della musica giusta, della musica patriottica. E raggiunge finalmente il settore da perlustrare nel 2 settembre 1939, il giorno dopo, alle 12:48, quando arriva un messaggio radio da parte dell'ammiragliato tedesco che gli assicura che la Polonia è sola, che non ci saranno nessun tipo di ostilità né con l'Inghilterra né con la Francia, di continuare con la missione e di non attaccare per nessun motivo vascelli che battano bandiera, insomma, estere. Finalmente alle 18:18 il marconista prende la strumentazione, l'idrofono per ascoltare quello che sta succedendo nel mare e si inizia col giro di perlustrazione. Tutto tranquillo, tutto bello, si spegne la musica, evidentemente adesso si va in azione. E tutto tace fino al 3 settembre alle 13:01, quando arriva un secondo comunicato dell'ammiragliato tedesco che questa volta sì assicura che l'Inghilterra ha deciso di prendere parte a quello che sarà una guerra molto breve, molto probabilmente, dalla parte della Polonia. E quindi le navi, gli U-Boat e gli altri dispositivi militari della Kriegsmarine hanno la facoltà e il dovere, anzi, di affondare i vascelli che battono bandiera inglese. Alle 18:08 dello stesso giorno, lo stesso comunicato, diciamo, si allarga per le bandiere e per i vascelli, scusate, dei francesi. Quindi si prosegue con il giro di ronda normale. Carl Schmitt è abbastanza sicuro, anche se è il suo primo comando, e effettivamente alle 18:36 del 3 settembre il marconista rivela la presenza di un altro vascello, della eliche se non altro, di un altro vascello. Ci avviciniamo per vedere di che vascello si tratti. È effettivamente un mercantile, la nostra preda preferita, ma purtroppo quando riusciamo a avere l'avvistamento, diciamo, visivo, a vedere effettivamente la bandiera, alle 22:29 ci si rende conto che il mercantile batte bandiera norvegese. Ora, Carl Schmitt ha come indole, diciamo, la fascinazione verso i crimini di guerra, però è ancora troppo presto, è solamente il 3 settembre e quindi si decide semplicemente di evitare l'imbarcazione norvegese per delle, come posso dire, per delle prede più degne. E effettivamente alle 22:29 si incontra, si ascolta, anzi, le eliche di un altro vascello che alle 23:53 dello stesso giorno si conferma essere inglese. Si tratta del Empire Pennant, la prima kill che farà Carl Schmitt durante la sua prima settimana di guerra. L'Empire Pennant viene seguito tutto quanto da manuale, viene affiancato come si usa fare, e a questo punto inizia, diciamo, i calcoli geometrici da fare, ovviamente per affondare un mercantile, o meglio per far sì che il siluro colpisca l'obiettivo bisogna fare 3-4, diciamo, passaggi. Il primo è l'avvistamento, cioè bisogna vedere il profilo della nave, bisogna riconoscere, diciamo, dalla silhouette della nave di che mercantile stia parlando. Non mi ricordo che tipo di nave fosse, l'Empire Bell forse, comunque nel video c'è. La velocità, per farlo è molto semplice, si prende un cronometro, si guarda quanto tempo ci mette la prua, o meglio la poppa a arrivare dov'era la prua della stessa nave
col cronometro, non so se è uno o due minuti, non mi ricordo, così si prende la velocità. Ci vuole poi l'angolazione, quindi l'angolazione dell'U-Bot rispetto alla rotta della nave che si vuole colpire, nel nostro caso erano 98 gradi se non ricordo male, e poi ci vuole anche la distanza, che erano 880 metri più o meno. Dopodiché si armano i siluri, Schmidt essendo la prima azione di combattimento ne arma due per essere sicuro, e poi Schloss, fuoco, si va. Schloss! C'è un attimo di tensione ovviamente, tutti quanti sono lì con i binocoli a controllare, il periscopio per vedere cosa sta succedendo, finché finalmente un liberatorio, liberatorie esplosioni, confermano a mezzanotte e 35 del 4 settembre l'affondamento dell'Empire Pennant. Tutti contenti, tutti felici, alcuni ventilano anche l'idea, l'ipotesi addirittura di tornare a Wilhelmshaven, al porto insomma, e finirà lì, però Kerschmidt no, insomma. Dopotutto la missione non era ancora conclusa, c'era ancora da finire la pattuglia e quindi si rimane lì. Certo, tutto il 4 settembre viene dato, diciamo, sempre in mare, ma di licenza per i marinai per rinfrancarsi, e al 5 settembre alle 11.26 si riceve inaspettatamente un comunicato da parte di un altro U-Bot, l'U-407, malauguratamente, che ci comunica che sta inseguendo un convoglio inglese di una decina di navi e che voleva supporto. Molto bene, niente di strano. Ci avviciniamo molto pericolosamente alle coste inglesi, siamo anche nell'acqua dove l'acqua non è molto alta, non è molto profonda, quindi molto pericoloso, e effettivamente il nostro U-Bot, il nostro alleato, sta avendo un brutto quarto d'ora con due cacciatorpedinieri che gli stanno sganciando cariche di profondità a profusione. Ci avviciniamo, cerchiamo di sviare i cacciatorpedinieri finché uno non ci identifica e prova a silurarci, riusciamo per il rotto della cuffia a scappare, ma un po' con la concitazione del momento, un po' l'ansia, un po' tutte queste cose, voglio dire, può succedere. E niente, Kerschmidt si dimentica di prendere l'ossigeno e cinque dei marinai, oltre a alcuni prigionieri che erano stati catturati dopo l'affondamento del mercantile inglese, del Pennant, muoiono. È comunque una guerra. Ok. Però il 6 settembre alle 18.37 arriva un ulteriore comunicato all'ammiragliato, questa volta con una missione molto particolare per Kerschmidt. Si dice che un convoglio inglese, sempre scortato, armato eccetera eccetera, si sta dirigendo verso Londra facendo praticamente cabotaggio. In una di queste navi, la King Cup, viaggia una figura politica e militare inglese di primissimo piano. Il nostro obiettivo è cercare la King Cup e affondarla per far sì che questo personaggio non arrivi mai a Londra. Inseguiamo il convoglio, capiamo dov'è, perché la comunicazione ci viene data anche da un altro U-Bot che è già lì. Ci mettiamo a 90 gradi, perfetto, davanti alla costa inglese, devono passare per forza, siamo lì pronti, nella condizione migliore. Arriva effettivamente il convoglio, si capisce che loro hanno subodorato la fregatura, perché iniziano a fare delle rotte non proprio normali, quindi probabilmente vogliono appunto evitare di fare una rotta prevedibile per essere silurati. Ma la cosa peggiore è che, benché si stia combattendo alle 7 di mattina del 7 settembre, quindi teoricamente dovrebbe esserci il sole, in quei momenti c'è un terribile temporale che non solo oscura terribilmente la luce, tant'è che pare notte, accendo anche le luci rosse, ma è comunque impossibile vedere nulla, e addirittura il moto ondoso è tale che si fa fatica addirittura col periscopio, per quanto io possa alzarlo, vedere qualsiasi cosa. Purtroppo, dopo 3 ore di inseguimento dall'avvistamento, quindi dalle
6 e mezza, 7 della mattina fino alle 10, non riesco assolutamente a mettermi in condizioni di assicurare la King Cup, che purtroppo arriva a Londra il giorno dopo. Tuttavia, un'ulteriore comunicazione ci segnala la presenza di un cacciatorpediniere che è spiaggiato nelle coste inglesi. È molto rischioso, perché siamo naturalmente a un tiro di schioppo dall'artiglieria navale inglese, però Schmidt è troppo triste per non aver colpito il King Cup, che qualcosa deve portarlo a casa, insomma. Ci avviciniamo, alle 10.34 vediamo effettivamente che il cacciatorpediniere è sulla costa inglese, non si capisce se stia facendo una riparazione o cosa stia succedendo. Prendiamo le misure, è molto semplice, il cacciatorpediniere è fermo, noi siamo a 90 gradi, è veramente una roba da manuale. Un siluro, una lenta corsa, alle 11.42, scusate, il siluro impatta sul cacciatorpediniere, che cola a picco. Schwere Schäden am Rumpf. Torpedoversager. Si torna a casa, si torna al porto di Wilhelmshaven, con un affondamento del mercantile, dell'Empire Pennant, con un affondamento del cacciatorpediniere, il Tribal o qualcosa, non mi ricordo più, con purtroppo la consapevolezza che questo personaggio politico sconosciuto è arrivato a Londra e che sta continuando a tramare contro il destino della Germania.